Gli interventi sono stati numerosi ancora prima dell'insediamento di questo presidio, a opera sempre del nucleo operativo speciale, che afferiscono essenzialmente al microspaccio, al degrado urbano, alla mendicità, al bivacco, quindi diciamo dei risultati ragguardevoli che hanno contribuito a migliorare l'area cittadina. Un bilancio soddisfacente è quello esposto nella nuova sede di Campo Marzo dal comandante di polizia locale, recentemente premiato a Parma dall'ANCI per conto dell'amministrazione comunale per l'istituzione del reparto speciale NOS. Le funzioni speciali, lo sappiamo, afferiscono al degrado urbano, al bivacco, a tutti quei fenomeni che vanno ad incidere essenzialmente sulla vivibilità e sulla tranquillità della città. Cosa la preoccupa di più in questa zona? Beh, in questa zona lo sappiamo un po' tutti, gravita un problema inerente al microspaccio di stupefacenti e quindi era essenziale avere delle persone, degli agenti in borghese e anche in divisa che potessero garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Il nuovo presidio di polizia locale di fronte alla stazione, operativo da qualche giorno, rafforza l'intero sistema di sicurezza predisposto dalle forze dell'ordine nell'area. È una percezione di sicurezza molto forte in un sistema integrato di polizia di vigilanza, quindi sicuramente sarà apprezzata, io immagino, dalla cittadinanza e verrà anche a supportare l'attività quotidiana delle forze di polizia. Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, che sul territorio, soprattutto in questa zona e soprattutto anche nelle ore notturne e durante le giornate festive, intensificano i controlli proprio per far sì che i cittadini possano stare più tranquilli. È un segnale ulteriore nel rapporto sinergico che c'è tra le forze di polizia operanti sul territorio, di grande collaborazione per ottenere lo scopo di dare sempre più sicurezza ai cittadini e agli utenti di Vicenza. Lei che cosa si aspetta proprio come obiettivo minimo da questo nuovo insediamento? Cosa porterà in più? Ma sicuramente aumenterà il livello di sicurezza percepita della popolazione. È un presidio di polizia importante e siamo veramente grati all'amministrazione comunale di Vicenza e alla polizia locale per questo innesto ulteriore rispetto ai dispositivi di sicurezza posti in essere dai carabinieri e dalla polizia di Stato.